Ciao, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video con un paesaggio alle spalle che non siete abituati a vedere solitamente nei miei video. Ebbene sì, sono venuta a ottobre al mare, sono a Termoli, vicino alle isole Tremiti, in un posto davvero bellissimo. Sullo sfondo c'è la musica del mare che mi accompagna, quindi non metterò nessuno sfondo musicale perché questa musica mi rilassa davvero tantissimo. E qui c'è un bellissimo mare, sto ancora godendo di qualche raggio di sole. In questi giorni sono riuscita anche a fare il bagno. Fare il bagno e prendere il sole mentre nella mia regione già si esce di casa con il giubbotto, le scarpe da ginnastica e purtroppo il tempo non è dei migliori in questi giorni da me. Qui invece, nonostante qualche giornata nuvolosa, sono riuscita davvero a godermi questa vacanza ottobrina. Il profumo di cui vi parlo oggi è un profumo che era nella mia lista dei desideri da tempo ed è Rosa Botanica di Balenciaga, un profumo del quale mi avete chiesto la recensione proprio sotto al video che ho fatto di Flora Botanica, un profumo che mi piace tantissimo e che è un profumo che ha delle note di rosa molto molto evidenti, di rosa fresca unite a note di menta e a una particolare nota che è quella della cannabis. E questa invece è una rosa diversa e nonostante sia un flanker di Rosa Botanica, secondo me si tratta di due profumi completamente diversi se li andiamo a paragonare, perché questo non sa tanto di rosa fresca ma di rosa speziata, di rosa speziata, speziata e legnosa al tempo stesso. Flacone molto bello, come sempre nello stile di Balenciaga, uno stile moderno. Qui sono raffigurate le rose assieme ad altre piante botaniche e stesso vale per la scatola che riprende le stesse raffigurazioni. Poi qui all'interno sono indicati i codici che identificano il profumo, che sono sempre molto utili quando noi andiamo a vedere, magari andiamo a valutare la veridicità o meno del profumo. Questo profumo si apre fin da subito con note verdi di foglia di fico, non il fico come frutto succoso, infatti non è un'apertura dolce, ma quella che io sento è un'apertura piuttosto asprigna. E assieme a questa foglia di fico infatti abbiamo anche il petit grain, quindi la scorza dell'agrume, dell'arancio, ma unita alle parti verdi anche della pianta. Quindi direi nota verde e agrumata. E poi abbiamo un fiore che è quello del giacinto, che conferisce un non so che di acquatico. Quando il giacinto è presente nelle fragranze è una di quelle note olfattive che troviamo in fragranze con caratteristiche anche acquatiche, e già dall'apertura questo è un profumo che si adatta a questo paesaggio, e quando indosso questo profumo sento che si amalgama bene con gli odori che sento nell'aria, del mare, della salsedine. È anche una bella alternativa al solito profumo, magari che sia solo di cocco e di crema solare. E per quanto riguarda invece il cuore della fragranza, abbiamo un cuore con una rosa accompagnata a delle note speziate, perché di una rosa speziata si tratta, con note di cardamomo e note di pepe rosa. La parte agrumata ce l'abbiamo anche nel cuore perché abbiamo la nota di pompelmo, e sul fondo invece abbiamo delle note fresche legnose, note legnose tra cui spicca la nota del cedro accompagnata la nota del vetiver, note ambrate, e si tratta di un'ambra bianca, quella che è stata utilizzata nel fondo di questa fragranza. Poi c'è questa nota terrosa del patchouli. Quindi già dalle note che vi sto descrivendo capirete che è un profumo che
ha un qualcosa di agrumato, aspro, verde, legnoso, terroso, quindi non ci dobbiamo aspettare un profumo dolce. Una rosa speziata, agrumata, legnosa, terrosa. Ecco, questa è l'anima di questo profumo, di questa fragranza che piacerà sicuramente alle persone che amano le fragranze agrumate e non dolci. Veniamo ora alla persistenza della fragranza, che secondo me è buona, su di me si aggira sulle 4-5 ore, ha una buona proiezione durante la prima ora, però poi rimane come profumo di pelle, ma anche qui riesco a sentirlo poi anche abbastanza sugli abiti, sui vestiti. Se a livello di persistenza lo paragoniamo a Flora Botanica, di questo profumo dovrebbe essere un flanker, Flora Botanica vi dico da subito che ha una persistenza più elevata sulla pelle, mi dura molto molto di più, riesco ad avvertirlo anche sulle 7-8 ore, però insomma, essendo un profumo fresco, secondo me adatto ad una stagione più che altro mite, che va verso la primavera estate, lo vedo molto in sintonia per essere portato come lo sto portando io in questi giorni al mare. Ma per chi volesse ricordare un po' l'ambiente mediterraneo, portarlo anche nella stagione più fredda per evocare quei sentimenti, quelle sensazioni un po' più mediterranee, marine, che l'estate e la primavera ci dona, questo profumo può essere indossato anche per rievocare un certo tipo di emozioni. Sono veramente felice di aver trovato questo profumo che secondo me va provato, va sentito perché il nome Rosa Botanica potrebbe trarre in inganno, in quanto se uno si aspetta una rosa classica o una rosa fresca che prevalga come odore nella fragranza, potrebbe non aver incontrato il profumo che cercava, quindi sarebbe il caso di sentirlo prima di acquistarlo, anche se purtroppo per molti l'unica possibilità magari è proprio a scatola chiusa, visto che nelle profumerie si trova raramente ed io ho avuto davvero un colpo di fortuna. Se però come me riuscite a individuarlo in qualche profumeria, davvero date una possibilità a questo profumo, a questa fragranza, perché è davvero interessante. Ricorda quasi di più un profumo di nicchia che un profumo commerciale, non è per niente un profumo scontato. Peccato che non l'abbiano più riproposto, ma probabilmente proprio per questo profumo nato in ambito commerciale, con questi sentori da profumo di nicchia, può darsi che rispetto a un Flora Botanica avesse meno successo, fosse meno amato magari, perché non è un profumo che ricalca quello che è il gusto un po' più dominante oggigiorno. Quindi fatemi sapere se riuscite a trovarlo e a sentirlo, perché sono curiosa se qualcuno di voi lo conosce. Profumo decisamente unisex, per questo anche aspetto che lo accomuna, a mio avviso, ai profumi di nicchia. Nei prossimi video vi farò vedere qualche immagine delle mie vacanze qui a Termoli, quindi ci saranno dei brevi video, dei video vlog, e vi do appuntamento al prossimo video profumoso. È arrivato il momento di salutarci e ci vediamo a prestissimo. Un grande bacio, ciao a tutti!